Avevano un certo numero di aggeggi che avrebbero ucciso il topo lentamente e altri che lo avrebbero ucciso rapidamente. Tutto qui. Trappole per topi. Le marche migliori al miglior prezzo. Una trappola a molla di metallo. Al tocco si sarebbe chiusa, spezzando la schiena del topo. Altre soffocavano il topo, fulminavano il topo, strozzavano il topo, schiacciavano il topo, annegavano il topo, staccavano la testa al topo, stordivano il topo, paralizzavano il topo. Ma tutte uccidevano il topo. Quando Victor entrò nel negozio, trovò subito quello che faceva al caso suo. Si chiamava Stregatto Mangiaratto. L'incubo di tutti i roditori dell'universo. Victor si precipitò a casa e non appena ebbe varcato la soglia, tirò fuori lo Stregatto Mangiaratto. E lo posizionò davanti alla tana del topolino. Poi si sedette sulla sua poltrona preferita e attese. Preso. Victor si avvicinò al mangiaratto. Mezzo topo penzolava immobile dalle fauci della macchina assassina. Allentò la morsa per prenderlo, ma il piccolo roditore fece uno scatto e scappò via. Victor lo rincorse lungo un corridoio infinito, poi in giardino. Il topolino entrò in un buco nero e Victor lo seguì. All'improvviso, Victor si accorse di non essere più nel suo mondo. Era nel regno dei topi. Nella testa gli batteva un tempo come in un orologio. Ma non era il tempo degli uomini. I minuti erano brevi ed i secondi erano ancora più brevi. Le ore invece erano lunghissime ed i giorni non passavano mai. E poi c'erano gli strecani, mangiaumani.